Paterno di Lucania, 19 febbraio 2012, Domenica Allegra. È tardivamente venuto a mancare il signor Canoloaro Paternese. Un giorno triste, muore un personaggio importante nella vita della nostra comunità. Speriamo che il Signore lo accolga tra le sue braccia e lo metta in mezzo tra frate Mangione e San Verone, in modo che possa continuare la sua vita di scelleratezze e di bagordi anche nell'altro mondo. Amen. Ho potuto notare. Ma poi si solleva, non si solleva voi? A Paterno a noi ci risulta che l'acqua si solleva da sola. Si solleva da sola, non c'è bisogno di spese. Ma l'acqua, insomma, l'acqua. Ma solo l'acqua si solleva da sola. A Paterno si solleva tutto da sola. Tutto da sola. È tutto self-service. Non abbiamo bisogno di spese per fare alzare ciò che serve in alta quota, diciamo così. Per l'alzata. Per l'alzare. Si alza tutto da solo. Gino. Grazie. Il problema è quello di Lucano, allora. Che a Paterno si solleva tutto, si solleva tutto. Si solleva. Si solleva tutto da solo. Si solleva. Si solleva tutto da solo. Aspetta, dottoressa Allegra, come porti il signore? Non lo so, la signora l'ha proprio maltrattato, non ha mangiato ciauletta, non ha mangiato la povera Ruburke, e io gliel'ho detta alla moglie, solo che in medicine mie non ce la può fare. Ah, ancora è importante. Ah, ancora è importante, gli dà forza, niente, l'ha proprio abbandonato quella disgrazia per colpa dell'amante. Ma lui ci dava il presente? Ah, non credo, era tutto per lei e per il suo amante. Come si chiama la dottoressa, scusa? La dottoressa Allegra. Domenica Allegra si chiama la dottoressa. Non vedete come sono allegra, eh? Dottore, che medicina è questa? Ma c'ha 7 bambini, c'ha! Vedi come questo naso qua! Ma non mi vergognate, non mi avete fatto mangiare i poveri bambini, sono che faccione, tutto lento! Non voleva fare niente! Ma mo tutte queste spese chi li paga? Tutte queste spese chi li paga? Tutte queste spese, ma chi li paga queste spese? Thank you.
Vostro figlio vuole chiedere qualche cosa. Ma come fa, ma? E come va a fare? Che giorno a mi aiuto per tua, a fare qualcosa. Sì, io mi vorrei fare una bella vita, ma come ci fa? Che mozza ci c'è? Non sono mai chiamato da voi, ma pure io. Se no, quando sei, come vuoi essere a mangiare? La vita è ecco. La farmacia, quella farmacia.
Valentina. Speriamo che sia salvo questo scirò. Fermatevi un po', fermatevi un po'. Attenzione. Che razza è spesa? Ma quanta figlia avete? Quanta figlia avete? Ma un figlio più grosso, te ne dice qualche cosa. A dove è Davide? Un figlio più grosso. Come dicevi? Lascia sto dire, che c'è una bella riunata, c'è bella, ma sei bello pure tu, ma guarda grazie, grazie, che bella. Grazie, grazie. Quando sei, quando sei, quando sei avevo canucine! Ma ti, ma soffriva di ernia, soffriva di ernia! Ma non è che per tanto, ma
il shampoo. È fresco, fresco. Le due istituzioni principali di Paterno, il sindaco e il parroco. No, è là il sindaco. Il sindaco è là. Ah, sì, 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 chiedo scusa. Sono abitabilità. Chiedo scusa. Chiedo scusa, chiedo scusa. Siamo lì, tutto a posto. Siamo lì, tutto a posto. Tutto a posto. Ne ha posto, ne ha banco. Ne ha posto, ne ha banco. Ma nessuna parte. Beh, dateci un po' che rovina il cano qua, va. Questa è zia Marina la Frugiara, la più gettonata del sito internet YouTube. Grazie, un applauso a zia Marina la Frugiara. La più vecchia del paese. Applauso alla più giovane del paese. Siamo lì da Furgiano, la più gettonata di YouTube, Paterno di Luca. Ah, ma parla di cento cano Luca. Ah, no. Cento cano Luca, no. E c'è andata a testa di su. Vabbè. Ma parla di cento. A dove faccio le cascione, a dove vino se aveva bottiglione. Non faceva seta. Che siete che non faceva? Contento voi? Oh, almeno non faceva seta. Non mangiare come vai. Non mangiare come vai. Non mangiare come vai. Tutto quanto faceva seta. Evviva i pappariette, femmine e mascolo, zilla e gurs, di sinistra, di genere e di destra, vicine e lontane. Il 19 refrevare Ruri 2012, a scolata recarno luare. Pur con malo tempo, a gente allegra e compagnone, non se misa paura. Video numero 2 della stazione numero 8
a Piazza Isabella Morra. L'inverno! Vai! A posto! Sei ricatto a ballo, hai capito? Ma io ti ho preparato i bandeghi con burro! Scusa. Un po' disperata. Ma dimmi un po', da quando abbiamo, cosa succedeva? Cosa succedeva? Allora, voglio fare un annuncio, non esco una passata con chi viene da un'offerta. Grazie, ma tu pensa più, signora Guadagnetta, voglio dire una cosa. Sì, sì. Non c'è più, tanto, da me non succede più niente. Sì. Tanto c'è tempo, possiamo fermarci un po', tanto c'è tempo. Guarda, una virga! A Hitler! Mamma mia, hanno dato vino, mamma! Un vino! Non so che ha detto un vino qui! Però che mi fa? A dove c'è il gusto, non c'è per te.
fai, a una. A una basta. Basta, una. Allora, cosa? Michele, tutto a posto? Benissimo. Oh, Wesco, che te ne viene la riccia, Wesco? Wesco, che te ne viene la riccia? Qua, Wesco, qua, andiamo giù! Date da bere! A così su braccio no, non tu vai tu! No, però come? Io! Bravo! No, non faccio bene! Sciatemi a fire! Ciao, Romero! Dice che si può fare anche un'offerta? Un'offerta, sì! No, c'è un'offerta! Maschietto. Bravo allora. Ciao. Guarda questo. Fischia. Ciao. Bello! Ciao! Ma voi siete sono rimasti?
ma sì, lo so, giusto, giusto per... Giusto. È bella, chi te ne pancia, te ne crianza, te ne tu. Sì. Però dopo che bella pancia. Io, signora. Sì. Non lo direi, me ne prenderei uno per lo mando. Che sono questi gesti che tu hai? È meglio che... Perché è così? Non so che... però, signora... Non mangiamo più. No,
ma pure condannaste, povera gente, a tutta questa casa. Tu suo primo figlio? Sì. Ma come puoi trattare papà? Non stava mai a casa, stava sempre nei bar, non ci trovava mai niente. Ma io lo sapevo pure questo. Meno male, lui, per vedere come è cresciuto, come ha vinto. Ma poi la gente è nata l'acqua, voi ci volete pure la cena. Oh, non fate niente, l'ha portata a vivere, ci vuole una poca l'acqua. Non può pagare in bene. Sì, lo so che voi siete bravi e siete disposti ad aiutare la gente. Quindi fate un gesto, sì o no? Ma adesso che adesso vediamo. Adesso parla al comune e vediamo. Volete? E qui siamo anche con una famiglia. Cosa può fare lei per questa povera donna? Ho pensato, cioè, visto che la signora mi farà tant'anni, si è fatto un po' così tante, quante non ha più di soldi. Allora ho pensato, invece la metti la tomba, la metti in terra. Ma chi metti in terra? La signora o un marito? Ma se qui non la fa bruciare, io ci ho detto la ho portata via. Non sono tutti i soldi che ci sta mangiando. Non è morto, si riuscì un malvezzo. L'auspicio è che giornate come queste ce ne siano anche nel futuro, perché ci divertiamo tutti e fa bene pure alla salute.
mani, battete le mani! Gira, 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 gira. Fate un senso rotatore. Gira, gira, gruppo, gira. Girate, girate. Ma c'è? Continuate. Continuate. Forza, girate, girate. Dai, dai, dai. Bella brutto! Più veloce, Peppino, Gino, mamma Parucci, mamma Vice, Luce, Luce, Assaltarello, dai! Assaltarello! Prima ancora un po', facciamo un po'. Attende, oh. Andrete da lontano. Thank you.
cubo, quel cubo cubo che parlando sopra Facebook.
Monte Palermo. Infatti il cartello dice: l'acqua muove e unisce una nuova Lugo Aquariezio. La P, quella che prova, rivedendo le sue montagne, chi ritorna al paese dopo tanto tempo. La R di rispetto, quella che serve per le opinioni e per le intelligenze altrui. La N di novità, quella a cui ciascuno deve aspirare per dare una svolta alle nostre mentalità. La O di opportunità e non opportunismo, per incoraggiare le imprese e la E di energia, quella pulita dell'acqua, del vento, del sole e della forza delle nostre braccia quando ci rimbocchiamo le maniche. La U di uva, quella che ci serve per produrre il salutare bicchiere di vino che fa bene al cuore. La N di natura, quella meravigliosa nella quale siamo immersi e che dobbiamo valorizzare. La I di intelligenza, quella che ci vuole sempre per capire dove finisce la mia libertà e dove inizia quella del mio concittadino. La P di tradizione, quelle che dobbiamo sempre avere presenti perché il nostro passato che ci insegna a guardare il futuro. E infine la A di amore, che non ha bisogno di parole. Questo è un guacquariette, paterna e unita. E tra l'altro un guacquariette ha fatto un... sogno, ha fatto un sogno che si spera sia premonitore, quindi... ci parli di un futuro, e l'ha scritto su una pergamena che all'assessore affinché quello che c'è scritto in questa pergamena diventi realtà in un prossimo vicino futuro. Grazie. La vogliamo leggere insieme? La posso aprire? Sì, certo, io ne ho un'altra copia, mi ha mandato un'altra copia stamattina, quindi la vuoi leggere? La leggo io. Ogni giorno vi dico come sono fortunato. Ciò che mi circonda è sinonimo di qualità di vita altissima. La piazza è diventata finalmente un luogo d'incontro per grandi e piccini, accogliente, elegante, piena di colori. La gente che incontro per strada ha stampato in viso la fiducia del futuro. Il lavoro è aumentato per tutti, soprattutto grazie alle nuove attività che si sono avviate. Finalmente i turisti arrivano anche qui, grazie alla valorizzazione delle nostre ricchezze paesaggistiche e naturali e all'inaugurazione del percorso delle acque e del museo dell'acqua. Il riconoscimento ai paternesi dell'importanza delle loro sorgenti ha portato nelle tasche di tutti il giusto riconoscimento economico. E infine, nessuno dice più: quando faccio mai niente, la nuova Proloco funziona veramente. Estate ogni sera un intrattenimento diverso ed inverno tutto a preparare i carri per il carnevale che è ritornato ad essere quello di una volta. Non creerà sonno. Noi ci speriamo. Evviva il Guacquariette, femmina e mascola, silla e grossa, di sinistra, di centro e di destra, vicina e lontana. Sul tasto verde.
Oh,
fosse prima, mi prego di dire quando mi pago il loro sento te, mi manchi. È grande! Facciamo subito, facciamo un video, facciamo un cantante. Facciamo un cantante. Ma scusate, mi ricordo un anelito d'amore. Nell'ultima parte da Raia e quindi da rientro qui al comune, penso che tutti lo sapete il motivo, insomma, è inutile ribadirlo, però devo dire che nella parte in cui ho seguito questa mattina Grazie a tutti, grazie al sindaco per il suo contributo personale e gridiamo tutti insieme, viva i Quacquariedde, viva Paterno!